Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono in macchina con Andri. Allora, è lunedì mattina. In teoria il signorino dovrebbe essere a scuola. Dico dovrebbe perché è lunedì mattina e tutti i bambini vanno a scuola. Poteva esserci sciopero, ma non c'è stato sciopero. Quindi tutti sono entrati tranne lui, perché stamattina ha fatto un po' di storie. Voleva stare a casa, ma mamma ha tante commissioni da fare questa mattina, non può tenerti a casa, però ho detto vabbè, ti faccio entrare un'oretta dopo. Quindi ho detto mentre ci siamo facciamo colazione. Cosa abbiamo fatto, Andri? Siamo andati al bar, abbiamo fatto colazione, poi siamo andati a Risparmio Casa. Adesso dove andiamo? A scuola. E adesso andiamo a scuola. E gli facciamo vedere cosa abbiamo preso da Risparmio Casa? Vuoi raccontare dove lo mettiamo questo? Nel bagno. Lo mettiamo in bagno, vediamo se ci sta. Aspetta che ti sposto il telefono così. Così. Ok. Volevo vedere se c'era quello con tre piani, ma non c'era. Sono diverse volte che guardo se lo trovo. Ma ho trovato questo a due piani, cioè con due cestini, due contenitori, e ho preso questo. Poi cosa abbiamo preso? I dentifrici. I dentifrici. E niente, queste sono le cose che abbiamo preso. Puoi mettere via, grazie, assistente, caro. Sono le cose che abbiamo preso a Risparmio Casa, giusto così per passare un po' il tempo. Anche perché ha fatto colazione abbastanza in fretta al bar. E allora, bene, se ci allunghiamo fino al Bennett, andiamo da Risparmio Casa. E boh, i dentifrici mi servivano e quel coso lì appunto io lo stavo cercando più grande, ma non riesco più a trovarlo perché io sono così, se non lo compro subito non lo trovo poi più. Però mi impunto che devo trovarlo, come dico io, al prezzo che dico io, però sto giro sono rimasta un po' fregata e allora mi sono accontentata di questo, sperando che ci stia bene e non dia troppo fastidio nel bagno sopra, dove adesso ho quell'altro arancione che mi ha veramente stufato. Non so, mi stanno stufando un po' le cose vecchie di casa vecchia portate in casa nuova dopo anni e anni e anni, sempre la stessa cosa, mi sto iniziando a stufare un pochettino e quindi voglio cambiare e perciò ho preso questo. Boh, va bene, ero con Andri e l'abbiamo scelto insieme, vero amore? Va bene, allora adesso sono quasi le 9:30, io porto Andri a scuola, poi vado a fare delle commissioni e noi ci vediamo dopo a casa, che devo pulire assolutamente, che ho lasciato un disastro. Va bene, sta uscendo il sole, meno male, vi ho fatto vedere un pezzettino, stava per uscire il sole. Stamattina una nebbia assurda, vabbè. Comunque, va bene, dai, andiamo a scuola, amore. Andiamo a scuola. Eccomi qua, sono arrivata a casa. Ho la cucina un disastro assoluto, perché ieri sera non avevo voglia di fare i piatti. Non ho fatto i piatti, ho preparato cena, abbiamo cenato, non ho fatto i piatti, non ho sistemato, non ho fatto niente perché non avevo voglia. Ieri era una giornata noiosa e ho deciso di continuare ad annoiarmi poi sul divano, poi sono andata a letto, ho continuato ad annoiarmi, è stata tutta una noia. Ieri è stata proprio una noia, una giornata noiosa, brutta, grigia, nebbia, freddo, bruttissima. Vabbè, comunque, e adesso appunto sistemo la cucina. Allora, nell'ultimo video vi avevo chiesto se volevate un video dove rispondevo alle vostre domande. Qualcuno di voi mi ha già risposto, altri sicuramente non avranno sentito quella parte, sono quasi sicura. Però vabbè, ve lo provo a riproporre e vediamo cosa ne esce fuori. Se volete un video dove io risponda alle vostre domande, mi appunto le vostre domande, chi me le ha scritte, e vi risponderò in un video unico. Basta, qualcuno mi ha già risposto, mi ha già fatto delle domande, me le sono già segnate. Spero di non averle dimenticate, nel caso magari riscrivetemele qui sotto, così per sicurezza le controllo se le ho già scritte oppure no. E cos'altro? E basta. Quindi farò poi questo video di rispondo alle vostre domande. Non penso questa settimana, vediamo in base a quante domande arrivano e se sono lunghe da rispondere oppure no. Niente. Tralasciamo un attimino il video delle domande. Come sono ripetitiva, mamma mia. Vabbè, adesso sistemo la cucina perché fa schifo. E quindi mi prendo subito un caffè e poi sistemo la cucina. Prima il caffè, poi la cucina. Ho acceso la macchinetta, ma vi volevo dire una cosa. Ho provato a comprare queste capsule qua
L'ho prese al Penny Market perché queste qui del Lidl devo dire che ultimamente non mi piacciono molto. Allora ho provato a prendere queste, vediamo come sono. È vero che è decaffeinato, però ho detto vabbè, proviamolo. E adesso lo proviamo, vediamo come se esce cremoso oppure no. Erano, opla, io l'ho persa. Erano anche in offerta, ho pagato 2,50 euro la confezione. Vediamo se ce l'ho ancora, se non l'ho buttata. Ah no, ce l'ho ancora. Questa qua è la stessa marca di quelle lì del Lidl, però queste qua le ho prese al Penny Market e vediamo se, non lo so, devo vedere come sono. Vabbè, proviamo a farlo. Mio marito l'ha già fatto ieri, mi ha detto che era buono. E adesso ci provo io, vediamo come esce. L'aspetto non è male, eh? Sembra cremosino. Sì, sembra buono. Mettiamo lo zucchero. Allora, se va subito giù è perché non è buono. È buono, è buono. È cremoso. Bene. Adesso lo assaggio e vediamo. Cremoso e cremoso, avete visto, lo zucchero ci ha messo un attimino a scendere, non è andato giù dritto. Invece con quelle lì del Lidl, ultimamente mettevi lo zucchero, dava giù, cioè non si vedeva neanche. Quindi non lo so se è una partita uscita male, non lo so, ma ultimamente non mi piace più tanto. Poi magari la macchinetta. Però la differenza di questa macchinetta e le altre macchinette del caffè, delle capsule che sia, questa qui, cioè quello che esce, esce da qui. Cioè, passa l'acqua e sputa di qua il caffè. Quindi non è un problema, penso, della macchinetta. Fosse un problema della macchinetta, sarebbe quelle altre cialde che bucano e poi il caffè esce da un altro pirulino. Adesso non so come si chiama. Comunque, quindi se il caffè non è buono è perché la capsula è uscita male. Questo qua vediamo. Non è male. Buono. Mi piace, va bene, approvato. Adesso ho provato questo decaffeinato, la prossima volta provo l'altro. La prossima volta che mi trovo al Penny provo a prendere l'altro caffè, vediamo com'è anche l'altro. Bevo e vado a pulire. Devo pulire. Quando faccio il latte la mattina preparo una caffettiera, quello che rimane poi lo vado a mettere in frigo. Per quello mi avete visto fare questo travaso con la caffettiera in quel mega bicchiere. Allora, prendo la spazzatura e butto tutto quello che c'è da buttare, le cialde, le mascherine, cioè tutto quello che è rimasto sulla cucina che non serve e va buttato. Ritiro i biscottini che non sono stati mangiati al mattino e poi inizio a svuotare la lavastoviglie che avevo preparato il giorno prima. Ritiro tutto, sistemo tutto e poi dopo andrò a caricare i piatti che rimangono da lavare della sera. Per il momento do una sciacquata al lavandino con acqua e sapone, dopo poi andrò a passare anche la candeggina perché mi piace dargli una pulita quando finisco di utilizzarlo. La caffettiera la lavo a mano perché in lavastoviglie ho paura che si rovini. Se voi sapete invece che non si rovina, ditemelo così la prossima volta la vado a mettere in lavastoviglie. Qui il telefono ogni tanto scende giù perché il cavalletto non tiene più tanto bene. Comunque lavo il mio piano cottura dalla parte morbida della spugna, non uso la parte che gratta, solo con detersivo dei piatti. Quindi la insapono, poi la vado a sciacquare più volte e poi per finire, mentre aspetto che si asciughi il piano cottura con la spugna e l'acqua calda, vado a pulire le griglie che ci andrò poi a mettere sopra. Nel frattempo appunto il piano cottura si è asciugato e vado a prendere il prodotto che avevo acquistato, non so se vi ricordate, tempo fa per lucidare appunto l'acciaio del piano cottura. Allora lo vado ad spruzzare e con la spugna che era insieme nella confezione vado poi a pulire tutto il piano cottura.
per lucidarlo, e devo dire che lo lucida molto bene, mi piace. Non è una cosa che faccio ogni volta che pulisco la cucina, però ogni tanto mi piace vederla un po' sberluccicare e quindi gli do un po' di lucido. Poi appunto sono passata dall'altra parte dove c'ho il sale, lo zucchero e il caffè, anche lì passo il detersivo dei piatti e poi vado a sciacquare con una spugna. Faccio anche la parte dietro dove in teoria dovrebbero esserci delle piastrelle, ma io ho il piano che è dello stesso colore del top, e lo passo sempre con la spugna dei piatti, questa qua in microfibra. Poi vado sempre ad asciugare tutto perché altrimenti poi vado a muffirsi e non mi piace che rimane anche quell'odore di umido. Nel frattempo noto che il sale è finito e vado a mettere quello che è rimasto, mi devo ricordare di comprarlo. Finisco l'ultima parte della cucina togliendo sempre tutto quello che c'è sopra, pulisco per bene anche lo zoccolino in fondo, non so come si chiama quella parte in fondo, chiamiamola zoccolino. Quindi pulisco anche lì perché anche lì si fa polvere, pulisco per bene la piastra e do veramente un'asciugata anche a questa parte qui. E poi andrò a fare l'ultimo pezzo. Dopo aver usato la spugna comunque un po' dappertutto, sempre nella cucina ma un po' dappertutto, io vado a usargli un po' di candeggina sgrassatore, lo lascio lì agire qualche minuto e poi lo vado a sciacquare. E lo stesso faccio col lavandino, mentre ci sono gli do di nuovo una passata con la candeggina, così disinfetta un pochettino e mi sento più tranquilla. Mi piace questa pulizia e questo profumo di pulito. Ecco qua la mia cucina sistemata. Quanto è bella quando è pulita la mia cucina. Anche quando è sporca è bella. Mi piace la mia cucina. E niente, allora, ho finito appunto di sistemare la cucina. Adesso ho un po' di tempo ancora prima di andare a prendere i bambini. E quindi ho pensato di stirare. Ho pochissime cose da stirare, però me le voglio togliere di mezzo per non riempire la cesta. Nel frattempo Kira gioca con un osso. Lei si sposta la cuccia dove vuole, a volte la mette davanti al balcone, sposta le tende, perché vabbè, muovendosi sposta le tende, e si mette la cuccia davanti al balcone e si mette a guardare fuori. Lei si organizza da sola, si mette dove vuole, fa quello che vuole. Vabbè, comunque, niente, quindi io vado a stirare. Vado a stirare così mi tolgo la roba di mezzo. Vi faccio vedere il mio ferro da stiro, perché ogni volta che stiro me lo chiedete. Allora, è dell'Ariete, è vecchio perché l'ho comprato qualche anno fa, l'avevo pagato in offerta, l'avevo pagato 50 euro, costava 100 euro, quindi non è che aveva questo costo così esagerato. Ha qua il serbatoio dell'acqua con questo filtro che in teoria pulisce l'acqua, non so cosa fa, comunque questo filtro si toglie, si riempie d'acqua e poi si ricarica. E anche se è acceso, si può, se finisce l'acqua mentre stiamo stirando, possiamo togliere il serbatoio dell'acqua e ricaricarlo senza problemi. Non dobbiamo spegnere il nostro ferro da stiro e nemmeno aspettare così tanto che riparta o che comunque ritorni a temperatura. Qua c'è la manopola come tutti i ferri da stiro, quindi massimo, minimo, io lo lascio sempre al massimo, perché stiro con il vapore. E niente, questo è il mio ferro da stiro e l'asse che è dell'IKEA, che l'abbiamo comprato in questa casa qua, ma forse ve l'avevo fatto vedere, che è super mega leggero, è veramente praticissimo e leggerissimo. Così almeno vi ho tolto anche la curiosità del ferro da stiro, perché davvero me lo chiedete ogni volta che io stiro. E è un buon ferro da stiro, non è quello che vorrei io, perché io ne vorrei un altro, però va benissimo quello. Ok, allora vado a ritirare quella roba dallo stendino, così inizio a stirare sul serio.
Come roba, come avete visto, non c'era tantissimo da stirare, veramente poche cose, ma volevo togliermele assolutamente di mezzo per non avere la cesta in mezzo ai piedi, appunto, così la metto nell'armadio e non mi dà fastidio. Adesso c'è l'altra lavatrice che sta finendo, dopo la stenderò, perché se posso evitare l'asciugatrice la evito, a meno che non siano asciugamani, perché quelli devono assolutamente andare in asciugatrice, altrimenti sembra di usare la carta vetro in faccia. Comunque, ormai si è fatta ora di andare a prendere i bambini, quindi ho giusto il tempo di sistemare e togliere l'asse da stiro. Poi li andrò a prendere, merenda, compiti, le solite cose che facciamo tutti i giorni, perché oggi Mirko non ha calcio. E quindi, niente, non penso faremo nulla, ci guarderemo magari un film a casa, non lo so, vediamo cosa vogliono fare. Quindi niente, io ne approfitto per salutarvi, per darvi appuntamento al prossimo video. Quindi vi saluto, ciao!